Giro questo piccolo video per cercare di rispondere a qualche problematica che mi avete segnalato durante l'impastamento del babà. Allora, l'impasto un po' molle, soprattutto in planetaria, e non elastico come il mio. È importante nella prima fase raggiungere l'incordatura, impastando anche per 10 minuti ad una velocità giusta, abbastanza sostenuta, perché dobbiamo sviluppare il glutine, ripuliamo le pareti della ciotola. Se abbiamo messo la farina giusta, l'incordatura deve venire per forza, quindi attenzione all'inserimento degli ingredienti. Prima l'incordatura, poi inseriamo gli ingredienti. Se vediamo che alla fine l'impasto è molle, 20 grammi di burro non se l'ha presi, non ce li mettiamo perché non fa la differenza. Non vi preoccupate, state rilassate quando impastate. Qualcuno mi ha chiesto anche se potevamo utilizzare farine non raffinate. Per certi lievitati come il panettone, la colomba, il babà, è necessario avere delle farine che hanno una forza certa, cioè io se vi consiglio una Manitoba, so per certo che vi sto consigliando una farina da 400 W. Se vi dico una farina di tipo 1, ogni farina ha una forza diversa a secondo della marca, quindi a meno che non compriamo farine tecniche online, cioè specifiche per lievitati, dobbiamo accontentarci, di farlo con le farine raffinate. Un'altra domanda, la sostituzione del lievito di birra con il lievito madre. Io ce l'ho il lievito madre, ma non lo utilizzo. Perché? Perché non potrei darvi consigli. Ognuno gestisce il lievito madre a modo proprio. Non so ogni quanto tempo lo rinnovate, non so come lo tenete, non so in che stato di salute sta. Il lievito madre non è il cubetto che compriamo uguale per tutti, quindi ognuno ha il proprio. E soprattutto nei lievitati dolci è importantissimo avere un lievito madre in buona salute e anche scarico di acidità, perché quando lo impastiamo con la ricchezza degli ingredienti che abbiamo, rischieremmo, se è acido, di rompere la maglia glutinica, di non formare l'impasto, di non farlo venire elastico. Ecco perché dico facciamoli con il lievito di birra, vi posso consigliare sul lievito madre no. Negli impasti salati un lievito madre leggermente più acido non succede niente, ho detto le freselle impastiamo con 100 g di lievito, ma perché là non ci stanno le uova, non ci sta lo zucchero, non dobbiamo per forza incordare, non dobbiamo far venire il velo, cioè è un impasto molto, molto meno carico e quindi è più facile. Mi sembra di aver finito, ma se mi sono scordata qualcosa, scrivetemi che io poi vi rispondo.